Scontro sulla situazione di Alba durante il Consiglio Comunale di ieri, che aveva come unico punto all'ordine del giorno l'assestamento di bilancio. A sollevare la questione è stata l'opposizione, che ha chiesto alla maggioranza chiarimenti sulla condizione finanziaria della società partecipata dal Comune. Una discussione che si è accesa non poco e che si è conclusa con l'intervento della sindaca Cecilia Francese. E voglio ricordare che dal 2005 al 2013, lo avevamo detto già in un altro consiglio comunale, il comune di Battipaglia ha versato alla società Alba 140 milioni di euro, che non sono pochi perché sono 8 anni, e sono gli anni in cui si sono fatti più debiti, e gli stessi debiti che noi oggi ci troviamo in negativo sono venuti fuori grazie alla rottamazione, perché erano stati quasi oscurati questi debiti. Ecco perché non volevano fare la rottamazione, non perché poi si dovevano accollare. E che viene fuori? Viene fuori che non esiste da nessuna parte queste cose non pagate. E per la prima volta noi abbiamo chiesto a loro il certificato dell'ufficio delle entrate, abbiamo chiesto se avevano pagato i contributi o meno. Per la prima volta, ancora ora, ci dicono che forse non è detto che ci sia qualcos'altro da pagare. Quindi questi debiti meno 1.100.000, voglio ricordare ai consiglieri che hanno parlato prima che sono debiti lontano, e questa amministrazione, grazie alla rottamazione, è venuta, ha pagato 5 milioni di euro, va bene? Grazie alla rottamazione abbiamo tolto, e al momento di chiudere viene fuori un altro milione e qualcosa perché non avevano pagato vecchi conti. Quindi se qualcuno ha messo mano veramente e ha messo mano al bilancio di questa società perché vuole capire, vuole risollevare, è proprio questa amministrazione. Quindi mi fanno ridere quando poi vogliono attribuire i problemi di Alba all'unica amministrazione, lo ripeto, l'unica amministrazione che non ha avuto paura, è andata avanti fino in fondo e continuerà ad andare avanti fino in fondo senza guardare in faccia a nessuno, perché è ora di finirla. Questa società, se si vuole salvare, va rilanciata. Questo è un altro motivo per cui, a parte i conti, ma tutte lo dimostriamo nel verbale, per cui, per quale motivo l'amministrazione viene mandato via, è compito di questa amministrazione e volontà è quella di rilanciare, e stiamo preparando anche un contratto a 5 anni, questo ci permette di prendere fiato e di rilanciare questa società e di mettere mano a quello che è stato fino a nulla il disastro di questa società.